Purtroppo è giunto il momento di separarsene, però sono contento perché quest'auto andrà in mano ad un altro appassionato. Bene, non ve l'ho mai presentata fino ad ora, ma questo è stato uno dei miei primi progetti. Risale a circa il 2019-2017. Avevo venduto una Golf Cabrio del 90, sempre un altro oggettino bellissimo, e mi volli regalare questa macchina qui che aveva un sacco di problemi, però era il mitico 6 cilindri 320i che ha mosso gli anni 80 e soprattutto i nostri animi e le nostre emozioni. Mi viene la pelle d'oca in questo momento a dirlo. Bene, i lavori furono veramente un bagno di sangue. Io poi sono pignolo, mi conoscete, la smontai completamente. Interni, esterni, un mio amico disse: la vuoi fare veramente a reliquia? E così veramente fu. Smontai i braccetti, le ruote, i semiassi, tutto. Ho fatto il motore, l'ho revisionato e non si può dire, l'ho anche un po' pompato. Insomma, di suo nasceva con 125-130 cavalli. Io adesso non lo so perché non l'ho mai bancata, però secondo le mie emozioni va ben oltre i 1000. Di sensazioni ne dà tante e questo sound del 6 cilindri in linea è veramente, veramente una cosa bellissima che fa drizzare i capelli sulla schiena e sulle braccia. Potrò sembrare un venditore, ma così non è, perché è sempre un momento difficile separarsi dai propri veicoli, dai propri oggetti, proprio perché ci danno delle emozioni e quando ci abbiamo lavorato sopra ci abbiamo messo il cuore, oltre che i soldi ovviamente, e tanto tempo e tanta dedizione. E questo amore poi si vede perché comunque insomma escono fuori degli oggetti che sono veramente bellissimi. E considerando che quest'auto qui ha più o meno la mia età, circa 37 anni, direi che è ancora in ottimo stato. E di emozioni ne dovrà far salire ancora parecchie. Vi potrei dire tante cose di questa macchina qui, però sarà lei a parlare per me, perché come sempre dico, le emozioni sono quelle che ci fanno muovere e gli oggetti che noi restauriamo, che comunque abbiamo, sono quelli che ce le scaturiscono. Il progetto E30 nasceva soprattutto come auto sportiva, ma non tradiva le aspettative delle persone un po' più di lusso. Infatti, all'interno troviamo un abitacolo molto molto confortevole. Qui abbiamo già sedili in pelle, moquette, insonorizzazione e anche se questa è una cabrio permette di fare lunghi viaggi come ho fatto e me la sono gustata in assoluto silenzio e comfort. Poi troviamo l'aria condizionata che insomma pensiamo era l'87, adesso siamo abituati anche sui furgoni da lavoro a trovarla, ma allora era veramente un optional. I quattro alzacristalli elettrici e tanti altri ammennicoli come il servosterzo, tutti i comandi idropneumatici tipo il servofreno oppure anche la frizione che era appunto idroguida, nel senso era attuata con del liquido. Apriamo il vaso di Pandora e qui c'è il bellissimo 6 cilindri in linea, origine anni 70, che equipaggia ancora le auto degli anni 80, però con delle importanti modifiche che come vedete erano l'iniezione elettronica, la LH che in quegli anni spopolava con il debimetro e i vari ammennicoli e rendeva questo motore ancora più fluido e prestazionale. Infatti la caratteristica principale di questo motore è comunque essere veramente veramente un velluto. È una cosa eccezionale, però quando si abbassa il pedale del gas scatena tutti i cavalli che ha e tutta la rabbia. Potrei parlarvene un anno, due, tre, ce ne sarebbero tantissime di cose da dire, però sono sicuro che avrà ancora tanta strada da fare e io, grazie a lei, riuscirò a portare avanti ancora altri progetti. Quindi rimanete sul canale perché ne vedrete delle belle, americane e oltre. Ciao a tutti!